Buongiorno. Buongiorno. Siamo al terzo buongiorno, ce la posso fare stamattina con questo video. Comunque sto andando a fare gli esami, ahimè, e ora stacco perché è pieno di gente. A dopo. Allora, oggi riprendo un po' io perché... Sì, perché ho il braccio fuori uso. Roberto ha appena fatto il prelievo e hanno tirato via 125.000 litri di sangue. No, così tanti no, però all'incirca meno quasi. Va bene. Voilà. Ora ci facciamo un giro da OBS perché scarseggio di trucco. La signora dietro di noi era interessata a capire che cazzo stanno facendo, che caspita stanno facendo quei due. Storia lunga. Storia lunga. No, non vi preoccupate, tutto a posto, tutto bene. Italia, uno. Comunque. Siamo arrivati, ciao. Adesso andiamo all'OVS. Vi vogliamo bene, ciao, ciao ciao. Ciao. Allora, siamo tornati. Lo so, non ho vloggato tantissimo, ma... avevo un male al braccio incredibile, mi ha preso la vena in un punto veramente laterale del braccio che fa malissimo. Vi volevo mostrare alcune cosine perché abbiamo fatto un mini shopping. Poi vabbè, mi devo sistemare la valigetta, ma volevo vedere in realtà quando ho il prossimo esame, però credo di essere a posto, insomma, per un pochino. E ora vi mostro cosa abbiamo comprato. Allora, io vi appoggio qua. C'ho i capelli da pazza, lo so, non fateci caso. Mentre Riccardo è simpaticamente al telefono, tra l'altro è 1:30 quasi e noi dobbiamo ancora pranzare, però sono uscita tardissimo di lì. È la prima volta che trovo tutta quella gente a quell'ora, probabilmente perché è il primo giorno in cui c'è sole, in cui non diluvia, e quindi tutti sono fiondati oggi e vabbè, non ci avevo pensato a questa probabilità, pazienza. Allora, vi faccio vedere le cosine che abbiamo comprato, sono molto carine, sono molto contenta. Ah, intanto ho preso il volantino dei giocattoli perché Fede attendeva con ansia che arrivasse in buca il volantino dei giocattoli per fare poi la letterina a Babbo Natale. Poi, allora, sono passata, come vi avevo detto prima nel vlog, da OVS e ho preso alcuni trucchi perché scarseggio, è tantissimo che non compro trucchi e mi mancavano proprio finite, cioè non avevo più niente di queste cose e non mi andava neanche di straspendere veramente tanti soldi, quindi ho deciso di andare da OVS, che c'è appunto un bello stand della Essence, e ho preso lì. E poi, come vi dicevo, per Natale più avanti mi voglio regalare un calendario dell'avvento di make up invece che il cioccolatino, che come vi dicevo nel vlog precedente mi farebbe solo male. Prendo qualcosa che non ha cibo all'interno. Comunque, bando alle ciance, ho preso questo fondotinta di Essence che non ho mai provato. C'erano due tipi, uno l'avevo già provato e non mi è piaciuto più di tanto, e ho voluto provare questo qui in vetro. Mi costava 2 euro in più, mi pare 6, non so se ho lo scontrino, non penso, perché sarà di là nel portafoglio. No, questo qua è delle altre cose. Vabbè, comunque sui 6 euro e qualcosa, massimo 7 euro perché sarà stato 6,90. Ed è questo qui, Fresh e Fit. Se qualcuno di voi l'ha già provato, scrivetemi qui sotto, fatemi sapere come vi siete trovate, così vi dico come mi trovo anche io. Con vitamina, bla bla bla, è nuovo, c'è scritto new, quindi credo sia un modello nuovo. E come colorazione ho preso la 10 Fresh Ivory, più chiaro di così non c'era, però direi che ci siamo abbastanza, non dovrei avere problemi. Invece l'altra volta che ho preso l'altro tipo era chiuso, quindi sì, ti faceva vedere il colore fuori, ma non sempre è identico come lo è qui in questo caso. Vedete che sembra un pochino più chiaro, no? Invece qua almeno c'è il vetrino, lo vedete.
Poi ho preso questo mascara qua, mi ispirava un sacchissimo il packaging, guardate che carino. Poi tra l'altro questi inserti qua, il cuore, questo disegno qua è tutto gommato, la scritta no, ma qui sì, è proprio di gomma, molto carino. E questo qua è Sculpted Volume Mascara Lash Princess, sempre della Essence. Anche il mascara lo avevo terminato. Anche di questo vi farò sapere, magari non mi preparo come mi trovo. Poi ho preso matita per le sopracciglia, spero vivamente che non sia troppo chiara, proviamola. Sì, facendo più passate ci siamo abbastanza, dai. E che vedendola così, la confezione esterna, ho detto ma non ero molto convinta. Che carino, qua c'è il temperino, non l'avevo mica capito. Temperino e spazzolina per pettinare le sopracciglia, molto carino, non l'avevo capito il negozio in realtà. E anche di questa vi farò sapere. E poi ho preso una terra abbronzante, era un sacco di tempo che non prendevo una terra, sì, è molto molto chiara. Però molto leggera, giusto da fare qualche rifinitura, magari qui, insomma. Era tanto che non prendevo una terra, costava sui 4 euro questa. Questo mi pare 3 qualcosa e la matita 2,90. Comunque ho speso pochissimo, ho speso, se non erro, sui 17 tutto quanto. Contate che solitamente il fondotinta che prendo io, già solo quello costa 17 euro, quindi ho preferito risparmiare e andare su dei prodottini un po' più economici. Non mi va di spendere per me, sapete, da quando sono in dolce attesa preferisco spendere per cose per me, ma super necessarie. Quindi il trucco posso anche arrangiarmi con queste cose più economiche. E anche perché in previsione poi del parto dovrò già comprarmi delle cosine, poi che ne so, la vestaglietta, questo e quell'altro, quindi preferisco mettere da parte. E invece siamo passati in un negozietto perché c'era una super offerta sui boxer che a Riccardo servivano, erano 3 boxer 5 euro neanche al mercato, ed è un negozio che ha tutta roba molto carina e di qualità, quindi si è preso 3 boxer, lui li ha presi molto semplici, tinta unita, ma c'erano anche con qualche fantasia, sono 95% cotone, quindi come vi dicevo è di buona qualità. E poi non ho resistito, ragazzi, ho preso un pigiamino troppo troppo carino che adesso vi apro. In realtà ero indecisa se prendere comunque questo per affrontare, diciamo, l'inverno, perché sono un po' scarseggiante di pigiamini, soprattutto adesso che la pancia si fa spazio. E quindi ero indecisa se, come mi ha consigliato la signora, magari prenderne già uno, poi perché va bene per l'allattamento con tutti i bottoncini, o se fregarmene ancora per il momento e poi magari per Natale, magari o più avanti, insomma, magari aspetto poi i saldi, mi prenderò qualche canotto, qualche cosa dedicata all'allattamento o comunque più comoda per l'allattamento poi più avanti. Quindi mi sono accontentata, non nel senso di accontentata, ma nel senso di fatta felice. E mi sono presa questo qua pucciosissimo che mi piaceva in caldo cotone. E mi piace tantissimo il colore, c'era sia così che grigio. Non so se lo vedete alla modella, com'è? Comunque super puccioso. Io sono un po' bimba con i pigiamini. Dov'è l'apertura? Che così vi mostro solo la maglia, tanto il pantalone è praticamente a righe, quindi c'è poco da vedere. Tanto lo devo aprire perché lo devo sciacquare, lo devo lavare. Non vedo l'ora di indossarlo. Allora, il pigiama è così, con scritto appunto micio e questo gattone sul davanti. È veramente carino il colore, poi non ne avevo nessuno, è un color vinaccia, anche se a voi sembra fucsia in video forse, ma è proprio un color vino, è veramente bello. E poi il pantalone è così rigato a costine, mi piace tantissimo. Ho preso ovviamente la taglia più grande, che è un XL, sì, XL. E così appunto l'ho provato anche sulla pancia e ci sta, e poi è molto molto elasticizzato, quindi
Dovrei farcela per tutti i 9 mesi, insomma, anche perché siamo già a 6. E niente, queste sono le cosine. Io adesso ci inventiamo qualcosa per pranzo perché ho fame. E noi ci vediamo più tardi. Eccomi, ragazzi, allora non ho più loggato, perdonatemi. E intanto rifornisco il mio portadischetti perché è totalmente vuoto praticamente. Non ho più vloggato, abbiamo cenato, e poi appunto è tornato Fedino, e poi sono dovuta uscire a fare un'altra commissione, insomma, niente di eclatante. E poi vabbè, adesso è veramente veramente tardi, infatti parlo piano per questo motivo. Stiamo facendo un tête-à-tête in bagno praticamente, perché mi sono un po' persa a guardare Harry Potter. Stasera c'era su Italia 1, adesso ogni mercoledì, mi pare ogni mercoledì fanno un Harry Potter. Fanno tutta la saga. E stasera c'era il Calice di Fuoco. Io vado pazza per Harry Potter, quindi me li sto riguardando volentieri. Aspettate che ora crolla tutto. E niente, quindi ci tenevo però a chiudere il vlog, anche se è venuto corto corto, però così domattina ve lo pubblico. E niente. Ah, altra cosa che vi volevo dire, ho provato prima, volevo farlo in diretta con voi, però ve lo faccio vedere adesso. Ho provato la tonalità di questo fondotinta della Essence e sono rimasta contentissima perché ha un profumo super piacevole, quindi già ve lo consiglio per questo. Ha una texture che non è stile cerone, quindi non è pastosa, non è pesante, quindi è comunque ottimale anche per l'estate. E ve lo faccio vedere. Guardate, adesso la luce è un po' giallina perché sono in bagno, però ne metto giusto un goccetto per farvi vedere che ho beccato proprio la tonalità perfetta. Adesso lo metto così sulla mano, però vedete, non lascia neanche lo stacco, cioè proprio zero, non, cioè si vede il punto. Adesso mi spiace che con sta luce non vedete niente, però qui è più bianco e qui è lievemente, però è come se si sfumasse da solo. E poi è un profumo buonissimo, sa proprio di saponetta, di pulito, non so, a me piace. Quindi se lo provate, insomma, per 6,90 euro, insomma, secondo me merita. Ecco, vi va a uniformare domani mattina, magari, tanto domani faccio un altro vlog, lo proviamo insieme sul viso, vediamo domattina. Adesso intanto mi strucco perché altrimenti faccio notte. Però magari domani o mi preparo, faccio un vlog in cui lo proviamo insieme, insomma, adesso qualcosa mi invento. Ho poi ricomprato questa, non oggi, però avevo questa qui con cui mi trovo abbastanza male, nel senso, non è che è cattiva, pessima per qualche strano motivo, io la trovo troppo unta, nonostante l'abbia shakerata, ho provato di tutto, eccetera, la sento proprio unta, poi mi rimane la pelle un po' unta, non mi piace un granché, infatti. Vedete che ne ho ancora e non la butto di certo perché l'ho pagata anche parecchio. La sto tenendo per il trucco più waterproof, perché mi va a togliere in maniera più profonda il trucco pesante. Magari quando quei mascara waterproof un po' difficili da togliere, massaggio con due salviettine con quello e viene via meglio. Però il mio preferito è questo, raga, che ci devo fare. Mi piace questo. Non ha neanche chissà che di profumo, in realtà, però mi strucca molto bene questo e non mi va a mungere la pelle. Comunque, nel frattempo che mi strucco,
Oggi sono rimasta piacevolmente sorpresa quando sono tornata dall'altra commissione che dovevo fare nel pomeriggio, in cui non vi potevo portare con me, perché sono tornata e in buca c'era una rivista di io e il mio bambino. Cioè, meno male che non l'ho comprata l'altro giorno, vi ricordate che vi ho detto nel vlog precedente a questo che non l'ho preso perché c'era un biberon in omaggio, ovviamente solo la rivista senza il biberon, perché in buca mandano solo la rivista. Però sono rimasta piacevolmente contenta perché comunque mi è arrivata in omaggio. Non ricordo da dove arrivi questo omaggio, non so se mi pare di essermi iscritta a qualche newsletter per neomame, qualcosa del genere, in cui c'era, mi pare di aver letto, dovevo un po' spulciare la mail, in cui c'era scritto appunto che mi avrebbero mandato due o tre copie di una rivista, ma non ho fatto caso che era quella di il mio bambino, quindi boh, felicissima e contentissima di non aver scelto quella in edicola ieri, perché così insomma ci ho guadagnato un giornale in più e sono stra contenta. Ovviamente stanno dormendo tutti, cioè vi sto facendo praticamente un vlog notturno. Mi spiace che non sono riuscita a filmare tantissimo, soprattutto stamattina facendo gli esami, però ragazze non era fattibile perché era strapieno di gente, cioè come vi dicevo stamattina erano tutti lì, probabilmente perché oggi è stato il primo giorno in cui non ha piovuto realmente, solo stasera in tarda serata è iniziato a piovere e ha già ripreso, e domani di nuovo danno pioggia, quindi vabbè. Però sono contenta che oggi almeno sono riuscita ad andare a fare gli esami e mi sono goduta un po' di sole. Questo riposo di Ricky almeno è stato senza diluvio universale. E niente, quindi questa è stata la mia pesantissima giornata. Aggiornamento buco, adesso guardo se... No, non è rimasto neanche il livido, quindi vi risparmio la visione, anche perché tanto non c'è niente. Però lividi non ce ne sono, però me l'ha fatto in un punto proprio che appena fatto faceva veramente malissimo, però devo dire la verità mi è passato nell'arco di un'oretta da quando ve l'ho detto, diciamo dopo pranzo mi sono ripresa. Bene ragazzi, adesso mi sciacquo ancora la faccia perché dopo che me la strucco mi piace anche insaponarla. Sto utilizzando questo qui della, così lo finisco, dell'Avon, è un clear skin, mi piace tanto il profumo, quindi lo finisco molto volentieri. A volte utilizzo questo e a volte utilizzo questo specie di scrub quando ho un po' di puntini. Non so se avete notato in video, c'è stato un periodo inizio gravidanza che ero piena di puntini sotto pelle qui, e questo mi ha aiutato tantissimo, quindi se li avete anche voi io vi dico, con questo mi sono trovata bene. Questo è della Nivea, è un Clean Deeper Gel Scrub quotidiano, quindi è leggero, lo potete utilizzare anche tutti i giorni. A me con questo qui, come si chiama? Io lo chiamo, non mi ricordo, perdonatemi, della Brown, è anche quello che fa la ceretta nel viso, cioè ceretta, anzi, avete capito. Fa anche versione... No, non mi viene ragazze, comunque quello che massaggia con le creme, i saponi eccetera, avete capito, Clarsonic, vabbè quello lì, praticamente uguale, però della Brown, e l'ho utilizzato con questo e mi ha tolto tanti fastidi alla pelle, mi sta volando tutto. A volte, molto raramente, da quando sono incinta non l'ho mai fatta, però anche questa qui della Kiko, quella nera che vi spelate tutte, però da quando sono incinta non l'ho mai fatto, non mi ispiravo neanche. Quindi ora mi faccio questa ancora col massaggio, poi mi lavo i denti e vado alla nanna. Ragazza, sono cotta. Ci vediamo prestissimo, anzi ci vediamo domani. Vi mando un bacino, grazie per essere stati con me. Se vi va spolliciate, lasciatemi un like, iscrivetevi se non siete ancora iscritte, e grazie per seguirmi.